questo pezzetto che si chiama Scutmai, nomi, nomignoli e altre umanità. E mi sentite bene? Avanzare, non so. Se no scendo se... Bene. Sull'indice supplettorio dei soprannomi dell'anno 1856 troviamo per esempio un signor Ferrari detto Monticelli, un Tagliazucchi alias Guerzoni, un altro Ferrari detto Marchetti. Perché Tagliazucchi alias Guerzoni? Forse non lo sapremo mai. I nomi e i cognomi hanno i loro misteri. Quando ero all'età dell'elementare o delle medie, spesso andavo a prendere la posta anche per mia prozia, che era molto anziana e abitava nell'appartamento di fianco al nostro. Mia zia era nata nel 1894 e si chiamava Maria Ferrari, la zia Maria. Allora il nome Maria, come tutti sappiamo, era molto frequente. Ma la posta indirizzata a mia zia non era indirizzata a Maria Ferrari. Tutta la posta più istituzionale, bollette e così via, era sempre indirizzata a Ferrari Maria Emma. Un giorno ho chiesto a mia zia: «Zia, ma tu ti chiami Maria Emma?» «No, mi chiamo Maria e basta». «E come mai la posta ti arrivi indirizzata a Ferrari Maria Emma?» Mia zia mi aveva spiegato che non l'aveva mai saputo. Suo padre diceva di averla registrata all'anagrafe come Maria e basta. A un certo punto lei aveva scoperto di chiamarsi ufficialmente Maria Emma. Nessuno sapeva il perché. Forse farsi cancellare l'Emma era troppo complicato e se l'era tenuto. L'ipotesi che avevano fatto è che quella settimana a Modena fossero nate altre tre o quattro Marie Ferrari e che l'impiegato dell'anagrafe avesse aggiunto a suo piacere un secondo nome per distinguerle l'una dall'altra. Come nasce e come funziona un nome? Può trattarsi spesso di una faccenda semplice, come nel mio caso. Io mi chiamo Ugo come mio nonno, Ugo Bacchetti. Ero l'ultimo dei suoi nipoti maschi. Ugo in genere non è un nome adatto alle donne. Nessuno degli altri nipoti maschi si chiamava Ugo. Mia madre amava molto suo padre, non voleva che il suo nome si perdesse, quindi io sono stato chiamato Ugo. Per il resto, Ugo è un nome germanico e ha a che fare con lo spirito e l'intelligenza. Altre volte un nome può essere l'espressione di una faccenda molto più complessa. Per esempio, mia zia, che lavorava alla Camera di Commercio, doveva partecipare all'archiviazione di alcuni dati del censimento delle aziende. La cosa mia zia la definiva un po' barbogia, se non per il fatto che gli intestatari delle aziende avevano ogni tanto dei nomi molto singolari. Tra questi, mia zia amava molto i signori Volpago e Abdenago Pellacani, che se ben ricordo producevano Sottaceti e Sottoli e forse li producono ancora. A ogni nuovo censimento delle aziende ritornavano in quanto proprietari di un'azienda solida. La singolarità e rarità di questi nomi di battesimo affascinava Volpago e Abdenago. Certo, nel nome Volpago c'era un qualche ricordo, forse casuale, della volpe. Si poteva fantasticare su significati come il posto delle volpi, ma Abdenago, cosa possono essere degli abdi? Per capirlo basta guardare il pregevole dizionario dei nomi italiani di Emidio De Felice. Volpago non c'è, ma Abdenago sì. Così scopriremo che nel 1986 erano viventi in Italia 50 Abdenaghi, che il nome israelitico e in quel qualche caso protestante, che è concentrato in Emilia e Toscana e che significa il servo di Nabù. Ma il nome di battesimo che aveva colpito di più mia zia era Piovi. Il cognome non me lo ricordo più. Mettiamo che fosse Piovi Bellentani. Come poteva essere saltato fuori un nome come Piovi?
Ammettiamo che uno avesse voluto che il nome volesse ricordare una certa casualità e non volontà riguardo al concepimento, oppure il segno di un concepimento non più atteso, per esempio quando la madre era già 56 anni, il nome avrebbe dovuto essere Piovuto Bellentani, come impiovuto dal cielo, non Piovi. In realtà la spiegazione più probabile resta al calendario. Tale Giovanni Angelico Braschi, che come Mussolini bonificò le paludi pontine, nato a Cesena il giorno di Natale del 1717 e nominato Papa il 22 febbraio del 1775 col nome di Pio VI, è costretto dalla storia a fare i conti con la Rivoluzione francese. Viene deportato in Francia da Napoleone, luogo nel quale in esilio morì il 29 agosto del 99. Per tutti questi motivi viene fatto santo, San Pio VI. La famiglia, forse non troppo alfabetizzata, legge sul calendario San Piovi invece di San Pio VI e il prete o l'impiegato dell'anagrafe lasciano correre o fanno volontariamente gli stupidini. E se questo Piovi fosse nato nel giorno di San Pio XI, sarebbe diventato Pioxi invece di Piovi. Il signor Piccagliani, nella sua rubrica Ciaccarare Modenese del 22 settembre del 2017, parla del mitico Burtel, la bicicletta da battaglia. Burtel è uno scutmai, o soprannome, o nomignolo. Nella parlata di Modena della prima metà del secolo, ma ancora in uso molto frequente, per esempio nella generazione di mio padre, che era nato nel 39, l'espressione un burtel indicava molto spesso una bicicletta o una macchina molto sgangherate, quelle che adesso forse si potrebbero definire scassoni. L'espressione io l'ho sentito usare anche per chiodi storti e rugginosi un po' di recupero. In generale, all'origine era sinonima di ferro vecchio. In dialetto modenese l'espressione fer vec, come traduzione letterale dell'italiano ferro vecchio, è possibile. Quindi bisogna capire da un possibile fer vec come siamo arrivati a un burtel. Perché burtel invece di ferro vecchio? Cercherò qui di seguire la lunga divagazione lessicale che ci ha portati da ferro vecchio a burtel. È una storia singolare, che al tempo stesso è l'immagine di una vita, di una piccola città e di un uso. Viene ricostruita parzialmente in alcuni libri modenesi. Questa storia posso seguirla perfettamente perché Burtel, prima di essere una bicicletta scassata, era un uomo e quest'uomo era mio trisnonno. Quindi l'ho sentita raccontare tante volte dai nipoti di Burtel, i miei prozii. Come ricorda Don Rabetti, Modena d'una volta, a pagina 148, Luigi Loranzi, che ben pochi conoscevano con il suo nome, ma che tutti chiamavano Burtel, aveva il più noto negozio di ferramenta in Corso Duomo. Dunque Burtel in realtà non si chiamava Burtel, ma Luigi. Come aveva fatto Luigi Loranzi a diventare Burtel? La spiegazione è più semplice di quanto non si creda. La madre di Burtel si chiamava Bortola Moreschi. Questi Moreschi avevano da più generazioni una ferramenta e un banchetto di ferraglia al mercato di Piazza Grande. Rimasta presto vedova del marito, Bortola Moreschi, il figlio Luigi aveva iniziato a aiutarla in ferramenta. Visto che per tutti lei era la Burtla, il figlio, stando con lei in negozio, è diventato subito Burtel. Nessuno l'avrà neanche saputo che si chiamava Luigi. Si vede che a lui, in quanto figlio della Burtla, essere chiamato da tutti Burtel invece che Luigi andava bene. Anche i miei prozii lo chiamavano nonno Burtel, quando andavamo a trovare nonno Burtel. Poi ogni tanto dicevano anche se in verità si chiamava Luigi. Aggiunge sempre Rabetti che quando in una ferramenta non si trovava un oggetto, tutti dicevano provate da Burtel, se non la lui non saprete dove trovarlo. Ma ecco che passano gli anni dentro questa ferramenta. Prima muore la madre, la Burtla.
Poi, vari anni dopo, muore anche la moglie e Burtel si ritrova solo a dirigere la ferramenta, soprattutto per quanto riguarda la contabilità che non gli era mai piaciuta, e prima che l'attività abbia degli sconquassi economici, i figli e i nipoti convincono Burtel a vendere la ferramenta. Ma Burtel aveva soltanto 77 anni, aveva ancora voglia di lavorare. Per questo motivo apre subito un ferri vecchio che si chiama appunto Da Burtel. Tra le sue imprese più notevoli come ferri vecchi, nel corso dell'anno 900 acquista dall'ingegner Castelfranco un'automobile della forza di 4 cavalli che ha partecipato al convegno automobilistico di Brescia, percorrendo in 9 ore e 5 minuti un circuito di 223 km e classificandosi quinta. Una volta tornata a Modena, dopo l'intensa prestazione agonistica, l'automobile probabilmente è sfinita, cioè, detto in altre parole, è pronta per finire da Burtel. E infatti Burtel la compra subito. Ma qui la faccenda si complica. Ne esistono più versioni. Secondo una prima versione, fa trascinare l'automobile sulla rampa delle mura e forse sfruttando la discesa per rimetterla in moto, riesce a macchina accesa a fare l'ultimo giro di Modena all'automobile prima di depositarla nel suo magazzino di ferri vecchi. Secondo un'altra versione, che mi piace di più, dopo aver attaccato davanti alla macchina un mulo per trainarla, fa un lungo giro di Modena sulla macchina tirata dal mulo, facendo finta di guidare come se la macchina funzionasse. In entrambe le versioni i modenesi guardano e ridono e Burtel si rivela un grande pubblicitario delle sue attività. E così poi andare dal ferri vecchi diventa andare da Burtel e in poco tempo un ferro vecchio diventa parimenti un Burtel. Ma ricordiamoci che Burtel non si chiamava Burtel ma Luigi Loranzi. Quindi, se quando nei primi tempi lui a tutti quelli che lo chiamavano Burtel avesse detto io mi chiamo Luigi Loranzi, adesso una bici scassata invece di chiamarsi un Burtel si chiamerebbe un Gigi oppure un Loranzo.